Allora, Santo, eccoci. Innanzitutto, come stai? Bene, bene. Bene, benissimo. Allora, noi dobbiamo dare l'aggiornamento inerente all'evento 88, perché tu eri schierato. Sì. Sei uscito. Mm-hmm. Ci vuoi raccontare come sei uscito? Praticamente avevo a suo campo, mi ero accorciato e sono andato lì e ho trovato, cioè, due mani, uno dopo l'altra, ecco, con lo stesso giocatore. Uno con a suo capo e lui l'ho trovato KK, e un'altra la mano dopo, che io mi ero accorciato, avevo dimezzato lo stack, sempre con a suo capo ho trovato lui che aveva a suo asso, e quindi sono uscito. Però comunque, a parte il fatto che mancano ancora dei giorni qui a Vegas, abbiamo un sacco di esperienze ancora da fare. Se tu dovessi dare per ora un voto a questa trasferta, a questo viaggio Vegas, che voto sarebbe? Per me è 10, perché io mi sto divertendo, mi sono divertito. Insieme a te, chiaramente, c'erano altri alfieri azzurri schierati. In questo momento in gioco abbiamo ancora Schiraldi, Mutto e Privitera. Rispettivamente Massimo 71.000, Amedeo 300.000 e Federico 76.000. Out insieme a te sono usciti Michael Toninello e Brian Moro. Io però ho visto dal gruppo che abbiamo in comune su WhatsApp che era un costante confrontarsi e raccontarsi le mani che avevate, un supportarsi anche. Quindi questo quanto ha fatto la differenza per te? Boh, è stato molto d'aiuto, perché ci sentivamo più che altro uniti, eravamo una squadra, quindi ci davamo aiuto uno con l'altro con le mani che si facevano. Ed è stato bello, insomma, è stato tutti insieme, come se fosse che stavamo giocando tutti insieme. Esatto, quindi è proprio questo il valore aggiunto della trasferta a Vegas.